No. Chiara passo. Che passo? Vado? Sì, ma rapidissimo perché poi ci sono le domande. Ah sì, allora, ciao, buonasera a tutti. Grazie che siete qui, abbiamo finito la voce della giunta. Giornata bella, importante, gratificante, positiva. Reggio Calabria, ringrazio il sindaco, ringrazio il consigliere Lucera da parte della regione, ci siamo sentiti a casa, torneremo presto, magari abbiamo raggiunta, ma per altri motivi. Molte sintesi, le cose più significative che sono state deliberate riguardano i dettagli specifici per il supporto alla candidatura di Milano Cortina. Partiremo sabato mattina con il sindaco Sala e con il governatore Zaghi in rappresentanza una delle regioni, l'altro dei sindaci della candidatura e con la presenza di Antonio Rossi, presidente della regione Lombardia, delegato ai gradimenti, e al sindaco di Cortina c'è Pietro Ghedina, il testimone sarà Daniela Fontana. Poi abbiamo deliberato a favore di Chiara Passo, una ragazza che si è distinta per un meraviglioso gesto di fair, una ragazza del calcio femminile, per il premio Ciro Esposito, che vi ricordo è una fondazione legata a una disgrazia, una tragedia avvenuta nei confronti di un tifoso del Napoli, di cui il CONI riconosce e fornisce una borsa di studio a un atleta di sport anche grazie al calcio, che si sono distinti per delle cose particolarmente meritorie. Voglio fare un abbraccio a nome di tutta la giunta e tutto lo sport italiano, che accanto a me c'è il vicepresidente vicario Franco Chimenti e la vicepresidente Alessandra Sensini, ma ancora con il nome di Alessandra Sensini, che tra poco darà il suo addio alla nazionale italiana e alle scene dello sport, Raffaella Masciali, capitana nazionale italiana di pallacanestro, ma soprattutto regno di presenze nella storia e in modo particolare, scusate se lo dico, presidente della commissione atleti che siede in Consiglio nazionale in rappresentanza di questa categoria. Abbiamo deliberato poi l'integrazione dei secondi 100 milioni riguardante il bando sport e periferie che il governo ha, dopo aver verificato se era giusto o se non lo era, demandare sempre al Comitato Olimpico Nazionale Italiana con determinati criteri di attribuzione, ovviamente che sono prefissati e che gli addetti lavori sanno bene di cosa sto parlando, la gestione di questa seconda tranche di 100 milioni di euro, con la, diciamo, molto probabile, lo stesso governo lo attesta nella nota che accompagna il decreto, di 75 milioni per un po' con la terza tranche, che però non sono deliberati subito in quanto devono passare da quello che sono le autorizzazioni delle commissioni tra Camera e Senato. Per cui il gruppo di lavoro, la commissione, quindi deliberare in questo senso, ci ha aggiunti per poter procedere. Non vi nascondo che sono felice qui di avere accanto il sindaco, perché ci sono delle notizie molto positive riguardante la famosa piscina comunale di Reggio Calabria. Fabio Mele sta distribuendo i comunicati delle slide. Siamo orgogliosi perché è un intervento dove da subito abbiamo messo la testa, sapete quanto questa città ne ha bisogno. Ringrazio gli uffici del comune e della regione che si sono definitivamente messi, diciamo, a pieno a collaborare. E sono qui con quei signori che tu vedi, l'architetto Luca Barbuglia, l'ingegnere Luigi Federici, proprio sono venuti a scoperta nei giorni precedenti per portare avanti il progetto. Il sindaco potrà confermarlo se non ci sono problemi. Abbiamo un entro Natale, il 20 dicembre ci sarà la preconferenza dei servizi e ci sarà il definitivo progetto esecutivo, per cui ci saranno gli elementi per poter andare a gara con tutto quello che significa. I fondi sono stanziati, sono, diciamo, pronti e questa sarebbe una bellissima iniziativa. Trofeo CONI,
penso che sappiate cosa si propone, è l'epicentro dell'attività del territorio, delle regioni. Sapete che noi giriamo più possibile per l'Italia per dare un messaggio, un'iniziativa che coinvolge migliaia di ragazze e ragazzi sotto una giovane età, coinvolge moltissime relazioni olimpiche e non olimpiche, numeri record, grande successo. È chiaro che poi questi ragazzi spesso vengono accompagnati dai genitori, c'è tutta una dinamica interessante, si svolgono a settembre. È stato assegnato il trofeo CONI nel 2019 su una rivista particolarmente sostenuta, e vista la sensibilità che volevo dare al sud, alla regione regione Calabria, perché sono c'era anche una volontà della regione Toscana di concorrere per ottenerlo. Sarà di cura sostenere la possibilità che la Toscana abbia nell'ultimo anno di questo quadriennio olimpico il trofeo CONI nel 2020, e siccome giustamente le Olimpiadi non sono solo estive ma sono anche invernali, il trofeo CONI sarà istituito per la prima volta anche nelle edizioni delle discipline non estive, e quindi a marzo del 2020 ci sarà il trofeo CONI delle discipline invernali in Piemonte, che è la terza regione, così abbiamo accontentato tutti che non ci sono controindicazioni. Il mio amico Francesco Mano sarà contento, ecco, questo lo voglio dire, non soprattutto tutta la regione Calabria. Per ciò che riguarda i contributi che sono oggetto di particolare attenzione, proprio consentitemi di dire, nel pieno rispetto della volontà di non essere in guerra con il governo, sulla base del fatto che voi sapete l'articolo 48 da inserire nel bilancio prevede che l'assegnazione dei tributi, contributi del 2019, rimane in carico al CONI, non ci sembrava giusto che ci fossero delle modifiche a quanto già avvenuto nel 2018. In parole povere, non mi sembrava corretto in questa fase così delicata e trattativa spostare delle situazioni esistenti nel 2018, proprio perché non si vuole determinare una forma, se volete, di personalizzazione, ma visto che ci è stato riconosciuto nel 2019 non solo la facoltà ma il diritto dovere di essere noi gli assegnatari di questi contributi, non abbiamo voluto dare interpretazioni che possono essere, diciamo, considerate come un'eccessiva forma, se volete, di delega di potere, nel rispetto pieno appunto della collaborazione, quindi di non, come qualcuno ha sostenuto, di fare la guerra. Ci è sembrato un gesto che la Giunta all'unanimità ha approvato. Ci sono altre questioni? Salvo che passo la parola al sindaco. Grazie. Assolutamente sì. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io colgo l'occasione per rinnovare i ringraziamenti al Presidente Malagò, a tutta la Giunta Nazionale del CONI per aver deciso di realizzare a Reggio Calabria una seduta di Giunta Nazionale. Non è un evento usuale per il CONI, è un evento invece storico per la nostra città, perché è la prima volta nella storia che una Giunta Nazionale del CONI si celebra a Reggio Calabria, con tutto quello che poi ne comporta anche in termini positivi per la nostra città, che ha cercato di prepararsi al meglio a questa giornata, ha cercato di prepararsi al meglio a questo evento per un semplice motivo, perché in questi 4 anni di amministrazione noi abbiamo sentito vicino il CONI, abbiamo sentito vicino all'istituzione CONI, non soltanto per quello che si è riuscito a realizzare, a programmare, a progettare, ma anche sotto un profilo di rapporti umani continui e costanti per tutte quelle che sono state le occasioni di dialogo tra istituzioni. E il dialogo tra le istituzioni dovrebbe sempre essere improntato a principi di leale collaborazione e cooperazione, cosa che purtroppo non sempre avviene. Oggi è una giornata importante anche per Reggio Calabria, perché si dà il via, si presenta, quindi si avvia l'iter di esecuzione del progetto di riqualificazione della piscina comunale della zona Stadio Gebbione, un finanziamento, un progetto nel quale il CONI ci ha messo circa 5 milioni di euro, che andrà
allargare la nostra piscina comunale, ma ovviamente andrà a rigenerare e riqualificare anche sotto il profilo urbanistico dell'arredo urbano e quindi della sicurezza un'intera area come quella di un quartiere popolare e popoloso che è quello del Cipione. Una struttura innovativa, una struttura con tutte le condizioni per sviluppare lo sport non soltanto a livello amatoriale e artistico ma anche a livello agonistico, una struttura da vivere non soltanto per lo sport ma anche per il tempo libero, con una zona ristorazione, una zona dedita alla palestra, una palestra, un impianto accessibile a tutti con tanto verde nel centro della nostra città. E questo grazie a una sinergia, a una cooperazione istituzionale che è avvenuta tra i Comuni e i Comuni regionali. In questo senso mi sento di ringraziare il mio consigliere delegato allo sport Giovanni Gallella, ma mi sento anche di ringraziare l'ufficio tecnico del Comune di Reggio Calabria, i dirigenti Beatino, Barrera e Cristiano, che su questa cosa davvero si sono spesi fin dal primo momento. Grazie ancora al CONI, perché questa è una città che storicamente, da sempre, anche attraverso lo sport, ha trovato un motivo, un elemento di riscatto, un elemento di orgoglio, di identità, un elemento nel quale creare uno spirito di appartenenza, un elemento attraverso il quale poter ribadire l'orgoglio di essere cittadini di Reggio Calabria. Quindi per noi lo sport è tutto questo, è condivisione, è linguaggio universale, è la possibilità anche di crescere come città sotto il profilo sociale, economico e culturale. Naturalmente lo dico nella piena consapevolezza dello stato e del momento di difficoltà che vive lo sport nella nostra città, ma con l'auspicio che camminare insieme in sinergia anche con istituzioni dello sport come il CONI, che mi auguro possano mantenere sempre la loro autonomia, per noi è motivo di orgoglio ma soprattutto è motivo di speranza. Grazie.